Maledetta tosse. La sabbia se n'è andata da un pezzo, ma la tosse rimane. Ma che diavolo fuma, Crest? Che schifo. Ad ogni modo, ora sto meglio. Scusate se interrompo, ragazzi, ma dovreste venire nella mensa. Siamo per mettere la roba in tavola. Grazie, Stefan. Arriviamo fra un attimo. Che dici, Artyom? Andiamo o restiamo ancora un po' qui? Si sta così bene. Sai, Artyom, ho pensato a Stefan e Katia, a noi due. E ho capito quanto siamo fortunati. Per i miei genitori è stato molto diverso. Molto brutto. Ti ho mai detto perché è morta mia madre? Certo che no. È stato per colpa di papà. Allora era ancora più duro. Tornava a casa dalla caserma e mentre si toglieva gli stivali aveva già in mano la bottiglia. Litigavano e lui spariva per un po'. E mentre lui non c'era iniziava a bere anche lei. E quando le passava la sbornia piangeva. Mentre era ubriaca si sentiva meglio, sognava a occhi aperti. Sai come mi chiamava? Solo A. Mi abbracciava e mi diceva: un giorno, A, tu e io andremo a Vladivostok, la città dove sono nata. E da là andremo in un villaggio sulla riva dell'oceano. Avevo 5 anni allora e non mi rendevo davvero conto. Ma riuscivo a immaginare quel villaggio e l'oceano in modo davvero vivido. Perché le credevo. Tu vai, Artyom. Io riposo un altro po'. Ti raggiungo fra poco. Non ci credo! È tutto perfetto, Artyom. Seguici. Amici, avete un sacco di talenti nascosti. Sono stato per troppo tempo, ma adesso devo andare. Ti devo dare un avvertimento. Basta, siediti da qualche parte. È un uomo incredibilmente e disgustosamente buono e generoso. Proprio così, io da qualche altro sono sconvolto. Che mi sono persa? Avresti dovuto vederli ballare. Non preoccuparti, ci sarà un'altra occasione. Un momento di attenzione, per favore. 6 mesi di viaggio e 4.000 chilometri alle spalle. Non si può dire che sia stato facile. Damir. Però, ragazzi, c'è una cosa che non posso più tenervi nascosta. Dopo un attento studio delle mappe satellitari che abbiamo ottenuto e dopo lunghe riflessioni, abbiamo trovato un posto in cui poterci stabilire. È una valle lungo un fiume. C'è una foresta e anche una centrale idroelettrica. Inoltre è lontana da aree densamente popolate, il che, come il nostro viaggio ha dimostrato, è molto importante. Si trova a circa 2 giorni di viaggio, perciò, beh, complimenti a tutti! Sì! Evviva! Sì! Tuttavia, oggi non c'è solo questo all'ordine del giorno. Stefan, Katia... Oh, anelli! Stefan...
Katia, ripetete dopo di me. Io accolgo te come consorte. Io accolgo te come consorte. E prometto che ora e in futuro, nella buona e nella cattiva sorte, in ricchezza e in povertà, in salute e in malattia, ti amerò e ti onorerò finché morte non ci separi. In qualità di capitano di questa nave, io vi dichiaro marito e moglie. Vi auguro una vita lunga e felice. Oe! Gorgo! 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 Che succede? Attenzione, gente! Anna, resistiti, prego! Che succede? Cosa c'è, Anna? Cos'è questa tosse? Cazzo, fai qualcosa, ti prego! Spazio, così deve respirare! Maledizione! Mi dispiace di non aver detto niente. A cosa ti riferisci, tesoro? Allo Yamantau, quando mi hanno portata via, quel medico pazzo mi ha detto che ho i polmoni messi male e il gas che ho respirato nella discarica di munizioni non mi resta molto. Come puoi credere a quel mostro? Abbiamo appena attraversato un deserto sabbioso. Potrebbe essere questa la ragione. Katia, Artyom, parliamo un attimo. È tutto a posto, Artyom. Vai, ora sto bene. Non ho capito perché, ma il vecchio è furioso. Dì, secondo te, che cosa dovremmo fare? Colonnello, per favore, stiamo calmi e pensiamo costruttivamente. Allora, Katia, tu che cosa ne pensi? Penso non abbia senso avallare la diagnosi di un degenerato. Il passaggio dall'umidità della metro al clima torrido e alle tempeste di sabbia è uno stress pericoloso. Già, se fosse stato il gas, i sintomi si sarebbero certo, manifestati penso subito. Anch'io. Quindi la visiterò nella maniera più approfondita possibile. Poi, beh, ormai siamo quasi alla valle con le sue foreste. Quell'aria potrebbe bastare. Scusate se interrompo, ma è successo qualcosa? Anna ha tossito sangue. Mio Dio, siete sicuri che sia la sabbia? Da quel che dite, potrebbe anche essere tubercolosi. Se così fosse, potremmo curarla. Abbiamo gli antibiotici e l'aria aiuterebbe. E se invece, se quel degenerato avesse avuto ragione, Katia, che cosa potremmo fare? Esiste una cura? Nel nostro villaggio c'era un reparto antiaereo. Prima della guerra ricevettero un nuovo medicinale che salvò molta gente esposta ai gas o ad altre sostanze tossiche. Controllerò i diari della mamma per scoprirne il nome. Mi pare fosse prodotto a Novosibirsk. Penso che arriverei fino in capo al mondo se servisse a salvare Anna. Per quanto riguarda Novosibirsk è a circa 2000 chilometri. Allora è deciso. Raggiungiamo la valle e se le condizioni lo permettono ci stabiliamo. Se Anna dovesse peggiorare, radunerò un gruppo di volontari per cercare quel medicinale. Katia, scopri come si chiama, per favore. Lo scoprirò, sta tranquillo. Un'altra cosa, Arthur. Non voglio avere sorprese. Tu sei il nostro migliore esploratore, perciò prendi la motrice, scegli un volontario e andate a fare un sopralluogo prima del nostro arrivo. Ora possiamo tornare. Rassicurate a me e tutti gli altri. Ora capisco perché era così giù di un'altra. Ne
tutto, state calmi. Questo è il piano. Raggiungiamo la valle con la sua aria fresca e la sua acqua pulita. E ci stabiliamo lì, se la salute di Anna... Papà, ti prego. Ripeto, Anna, se dovessi iniziare a peggiorare, Katia ci ha detto che esiste un medicinale. Perciò se ne avessi bisogno, andremo a prenderlo. Sembra un gran bel piano. Vorrei anche dire una cosa. Ragazzi, non preoccupatevi. Mi sento già abbastanza in colpa per aver rovinato la festa. Ma figurati, non hai rovinato niente. Mi sono fatta abbattere da quel che ha detto quel bastardo dello Yamantau. Ma sarà solo colpa della sabbia e del clima del deserto. Certo, è la cosa più probabile. Ne stavamo parlando proprio poco fa. Bene, un brindisi. A voi, ragazzi, perché siate sempre felici. Bel brindisi! A voi! Stefan, ci suoneresti quella canzone? Su di noi. Con vero piacere. Wow! Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не были в борьбе. А если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Parlate di noi, c'è dentro anche un colonnello. Sì, è ora di riprenderci questa terra. E un'altra cosa. Non vogliamo sorprese come quelle che abbiamo avuto sul Volga o allo Yamantau. Quindi manderemo una pattuglia in avanscoperta con una motrice. Artyom ha bisogno di un volontario. Scegli me! Controllerò ogni anfratto di quella valle. Su, dai! Qualcosa mi dice che Alyosha controllerà ovunque per vedere se ci sono amazzoni o donne in generale. Bene, allora è deciso. Ti invidio, sai, Stefan. In un batter d'occhio ti sei ritrovato con una moglie e una figlia. E non devi neanche preoccuparti di pannolini o mal di pancia. L'invidia è brutta. Sui pannolini non ci scommetterei.
In realtà, stavamo pensando di dare a Nastia un fratellino. Se non è niente il contrario. Io voglio una sorella. Potremmo giocare insieme con le bambole. Potrei occuparmi di lei. Ma con un fratello potresti giocare a Sparta e alle operazioni speciali. Dacci un taglio, Stefan. Ne abbiamo fatte fin troppe di operazioni. Non so voi, ma io sono stanco. Non vedo l'ora di andare in pensione e iniziare a vivere. Non andare in pensione, sei troppo giovane. Ormai sono vecchio, Nastia. Non è vero. Dicevi che l'invidia è una brutta cosa, Nastia. Ma cerca di capirmi. La tua mamma ha te, ma la mia mamma invece non ha una bella bambina come te. Papà! E ho detto di male. Forse una ragazza di 20 anni non ci pensa neanche ad avere dei figli. Ma invece io alla mia età vorrei intanto avere dei nipotini. Sì, per insegnarli a combattere in mischia. E impugnare due pistole. Potrei venire a trovarti. Certo, vieni quando vuoi. Sarai la benvenuta, Nastia. Tanto Mono Miller non si arrenderà finché non avrà ottenuto i suoi nipotini. Sentito, Artyom, che cosa puoi volere di più? È bella? Ha senso dell'umorismo? Sì, e se mi dai un fucile faccio faville. Capisco non avere figli nella metro. Buio, tubercolosi, top, mutazioni. Ma adesso che siamo qui... Ok, papà, ci impegneremo a risolvere il problema direttamente stanotte. Ci vuole un altro brindisi al ripopolamento della terra e ai bambini. Sì, ai bambini. Ai bambini. Un altro brindisi alla nuova colonia che possa crescere e prosperare. Alla nuova colonia. E alle donne che verranno a viverci. Non cambi proprio mai. Sì, Alyosha, penso tu possa stare tranquillo. Vedrai che se tutto va come dovrebbe, molte persone si uniranno a noi. Brava gente, persone per bene. Sono sicuro che ce ne sono ancora. Se qualche malintenzionato dovesse presentarsi, lo rimpiangerà amaramente. Oh, altro che. Quando ci saremo occupati delle mele marce qui, potremo pensare di fare qualcosa anche per voi. Questo è vero. All'amore! All'amore! Liscio come sete! Ecco! Il sole si passa! Stefan, suona ancora! Stefan, perché non suoni quella canzone? Di questo è davvero insopportabile. Ciao, Artyom. Ciao, amico mio.
кругом горят факелы, это звук всех погибших частей. Ci ha fatto prendere un bello spavento, Bratuca? Ma non preoccuparti, anche se sembra tubercolosi, Katia sa quello che fa. Te la rimetterà in piedi, neanche lo si dice. E poi, finalmente ci aspetta qualcosa di bello. Un fiume, una foresta, persino una diga idroelettrica. Sarà interessante. Sai, non ne ho mai riparata una, finora. Perciò, stai tranquillo, Archie. Vedrai che si sistemerà tutto. Presto nella valle potremo vivere delle vite normali. Pensate di avere figli, tu e Anna? Datti una mossa, Bratuca. Siediti con me, Artyom. Non sono mai stato molto religioso, ma ora come ora sto implorando tutti gli dei di proteggere Anna e fare in modo che la valle possa curarla dal suo male. Nel frattempo io e Alyosha siamo in missione di ricognizione. Non abbiamo idea di cosa possa aspettarci là, anche se Alyosha è convinto che ci saranno folle di donne in trepidante attesa del suo arrivo. Se davvero fosse così, allora ho il miglior compagno possibile per questa missione. Thank you.